Primo giorno ad Avellino per il nuovo procuratore capo della Repubblica Domenico Airoma, che si è insediato questa mattina nell'aula di Corte d'Assise. Al termine della cerimonia ha rilasciato anche alcune brevi dichiarazioni con la stampa, ma sentiamo direttamente le sue parole. Io mi aspetto, spero, soprattutto in una collaborazione dell'intera comunità irpina. Il lavoro dei magistrati e quello del pubblico ministero in particolare non può raggiungere risultati efficaci se non attraverso la collaborazione dell'intera comunità. Come ho avuto modo di dire, interessarsi di quel che accade nel proprio paese, nel proprio quartiere, nella propria città, significa farsi i fatti propri. Ecco, io mi auguro e mi aspetto che la gente della provincia di Avellino si faccia i fatti propri, e così possiamo dare anche noi una mano. È quello che io spero. Avellino è stata innanzitutto la mia prima sede di lavoro, quindi sono particolarmente affezionato. Poi di Avellino ne sono occupato quando sono stato alla direzione distrettuale antimafia, quindi so quanto sia soltanto apparente una coltre di sonnolenza, ma che occorre indagare sempre in profondità, scendere in profondità, perché ci sono tante persone per bene ad Avellino, ma non mancano quelli che non si comportano bene. Come ho detto in altre occasioni, di qualsiasi colore sia il colletto delle camicie che indossano. Procuratore, è stata una amara soddisfazione la sua sulla scorta della relazione dell'Istituto Superiore della Sanità, che finalmente ha messo insieme la causa con l'origine del male della terra dei fuochi, nel senso che si muore di tumore per inquinamento, questo è stato accertato dagli esperti. Lei comunque ha seguito un'inchiesta molto importante, molto calda da quelle parti. Sì, purtroppo sì. Non c'è peggior condizione di un malato di quella di non sapere la causa e l'origine della propria malattia. Adesso io credo che in questo studio si sappia molto sulle ragioni per cui tanti sono morti in quelle aree e ci si ammala di più, significativamente di più, rispetto ad altri paesi. Come ho avuto modo di dire, certamente adesso questo significa un lavoro in più per gli investigatori, ma anche per quelli che devono prendere decisioni, soprattutto in materia di bonifiche. Grazie, no, va bene. Giusto sulla strage di via Cassese, Vallo di Lauro, i clan, questo è un clima solo di calma apparente, perché lei se ne occupò in prima linea, ricordo. Sì, ma no, questa è un po' la caratteristica della provincia del Pino, ripeto, ci sono tante persone per bene, ma purtroppo c'è anche una criminalità che vive anche in queste terre, che bisogna contrastare con intelligenza e con un impegno quotidiano di noi investigatori, le forze dell'ordine e, ripeto ancora una volta, dell'intera comunità.